Allora, riprendiamo dal, diciamo, come aderire all'associazione nazionale. Allora, questo qui è il modulo che si può scaricare dal sito degli alberghi diffusi, che è www.alberghidiffusi.it. C'è una sezione come aderire, dopo ve la faccio vedere, dopo vediamo, alla fine della presentazione vi faccio vedere un po' il sito degli alberghi diffusi, qual è, dove noi puntiamo molto sulla differenziazione rispetto a tutti gli altri siti, soprattutto quelli di intermediazione. E allora c'è, oltre il modulo di domanda classico di richiesta, dove si mettono tutti i dati, c'è il modulo, la scheda di autovalutazione. Si vede abbastanza? Vabbè, facciamo così, zoomiamo un pochettino. Ok, allora c'è una prima parte. Allora, che si va sulla parte strutturale, quindi di quante camere è composta la struttura, quante di queste sono dotate dell'angolo cottura, quali sono il numero quindi dei posti letto. Già da qui noi riusciamo a capire se, perché poi questa scheda viene analizzata dal consiglio di amministrazione, quindi da me, dal professor Dallara e dagli altri membri. E successivamente, se valutiamo la scheda, facciamo un'indagine desk e se occorre mandiamo qualche nostro ambasciatore, qualche nostro associato locale a visionare la struttura e poi diamo l'ok al versamento della quota associativa che è di 250 euro, la quota associativa dell'Associazione Nazionale Alberghi Diffusi annuale e quindi da quel momento la struttura è associata. Quindi oltre qui per capire subito all'inizio quanto è la percentuale di appartamenti, quante quelle di camere e soprattutto il numero, perché sappiamo che se non abbiamo 7 non abbiamo i requisiti per essere albergo. Quindi c'è poi già da qui dove è la dislocata la struttura, quindi se in un centro storico e quindi ovviamente ci troviamo, se nelle immediate vicinanze di un centro storico, se in più centri storici, è il caso per esempio del Friuli che dicevo prima, oppure se in campagna. Quindi da qua cerchiamo, vediamo se la domanda può essere già qui, possiamo vedere se può essere accettata o meno, perché se in più centri storici non può essere accettata, se non come faccio per il discorso del Friuli, ririchiamo, dico scusate, quanti ne avete in un centro, quanti piuttosto in un altro? E là, detto, io, ok, posso accogliere la vostra domanda solo se consideriamo il centro dove c'è il cuore dell'albergo diffuso. La struttura è composta di più edifici, deve essere ovviamente necessariamente sì, e ovviamente deve essere da due, ovviamente sì, da due in più. Quando io mi preoccupo anche quando si mette oltre 10, perché spesso si mascherano anche delle operazioni immobiliari vere e proprie. Quindi di redditi immobili, quindi là dobbiamo stare molto attenti anche a quello. Cioè noi in questa scheda abbiamo messo anche lì dove ci sono delle spie di campanelle d'allarme e dobbiamo andare a vedere. La distanza massima, quello che dicevamo, dai 300, 300, 500, quindi le varie fasce, sia la distanza minima che la distanza massima, quindi per avere così una fotografia di quella che può essere la dislocazione delle varie unità abitative, se sono ovviamente gli spazi comuni, quindi è evidente che è fondamentale che la risposta sia sì. Ok, poi dopo la parte strutturale si parte dalla parte dei servizi, si passa ad analizzare i servizi, quindi quelli che sono i servizi, che sono classici anche quelli dei servizi alberghieri, quindi dalla hall, la sala lettura, le piscine, centro benessere, solarium, quelli che possono essere indicati, e il servizio accoglienza, il servizio accoglienza è fondamentale. Se all'ospite viene gradito un servizio di ristorazione all'interno della struttura o all'esterno, questo anche è fondamentale. Ci sono molti alberghi diffusi. Non molti, insomma, alcuni alberghi diffusi che non hanno il servizio ristorazione proprio, però è importante che comunque sia un servizio da poter essere offerto al turista. In quel caso spesso si va ai ristoranti convenzionati. Ok, se uno già si può convenzionare, sì, l'importante è che quindi si dia la possibilità al turista di poter usufruire di questo. Poi ha tanti altri servizi.
quindi quelli che possono essere proprio interni, ma anche esterni, quindi l'organizzazione del tempo libero, quindi quello che dicevamo delle escursioni, piuttosto che un punto di informazione, quindi un turista che viene in un albergo diffuso cosa può fare oltre che pernottare? La struttura è gestita in modo unitario, ovviamente, per forza sì, e poi tutto quello che è il rapporto più con il territorio. Quindi qua, da queste ultime due domande, riesco a capire se effettivamente questa struttura è in un ambiente autentico, se effettivamente ha questa relazione col territorio. Quindi, oltre al discorso della ristorazione legata al territorio, un ambiente autentico, con di informazione, immagine coordinata, e poi anche il discorso dei residenti, le presenze di servizi commerciali. Quindi, come vedete, questa scheda serve a noi per individuare, ma anche allo stesso candidato, già di capire, di comprendere quelle che la filosofia, un po' le motivazioni che devono spingere uno a cercare di aderire all'associazione. Ok, quindi poi invia questa domanda, poi dopodiché c'è questa, come dicevo, questa indagine, eventualmente sopralluoghi, c'è la quota associativa e poi c'è però anche l'ADI, si riserva nel corso del successivi mesi o anni anche di valutare delle expansion. Ci sono stati dei casi purtroppo anche di noi a volte anche se una struttura non dispone, diciamo non ha tutti i requisiti per essere membro dell'associazione nazionale alberghi diffusi, sono stati dei casi in cui ho detto ok, visto soprattutto se stai in fase di startup, ti accogliamo comunque, però magari impegnati nel prossimo anno a soddisfare tutte quelle che sono le richieste. Se poi questo non accade, ti dispiace, ma siamo costretti a non rinnovarti ed è capitato anche questo purtroppo. E poi, questa è una fotografia, la foto qui si riferisce al 2013, che ne erano 76, ma adesso già ne sono 82 e abbiamo coperto anche tutte le regioni d'Italia. L'anno scorso ne mancava qualcuna. Però adesso abbiamo la copertura totale. I soci dell'ADI si distinguono, se voi andate dopo vediamo sul nostro sito Alberghi Diffusi, ci sono tre elenchi. C'è quello dell'Alberghi Diffuso DOC, cioè quello che secondo noi risponde rispecchia a tutti quelli che sono i requisiti fondamentali dell'associazione. Poi ci sono Alberghi Diffusi di campagna, che sono quelli che sono presenti. Una cosa molto importante quando mi si chiede qual è la differenza tra Alberghi Diffusi di campagna e magari un agriturismo, l'albergo diffuso di campagna deve avere quelli che sono dei requisiti esatti dell'albergo diffuso, solo che anziché essere in un centro storico, si deve trovare sempre in un luogo, in un vecchio centro storico rurale, o in molti casi sono delle antiche borgate, okay, che sono magari, avevano una storia, dei posti dove c'era anche una vita economica in quel luogo, che poi magari però c'è stato il fenomeno dell'abbandono, ci si trova solo poche famiglie, magari di case che ci sono. Quindi comunque ci deve essere sempre tutti quelli che sono requisiti, quindi ci deve essere magari il caso di un'antica borgata rurale dove ci sono comunque delle abitazioni di persone che molto spesso sono probabilmente contadini o allevatori, e sono poi anche una valenza, c'è anche una valenza strutturale di quella che è il luogo e della struttura. Quindi questo è importante perché per distinguere, ci sono stati molti casi di agriturismi che sono voluti candidare, ma che appunto non avevano questi altri requisiti e quindi non sono stati potuti essere inseriti nell'associazione. Come dicevo, ha preso una valenza anche internazionale l'associazione con l'ingresso degli alberghi diffusi di Spagna e Croazia. Croazia è venuto durante il 20 ottobre di quest'anno. Quella foto lì è di una torta che è stata fatta in una delle ultime assemblee. Poi c'è questa cosa che i soci hanno veramente molto senso di appartenenza all'associazione, quindi si svolgono anche in tante piccole cose. Abbiamo dato un decalogo dell'albergo diffuso DOC, certificati di qualità che potrebbe essere, che è sicuramente qui abbiamo detto gestione unitaria, fondamentale e imprescindibile. Struttura ricettiva di tipo alberghiero, l'ubicazione nel centro storico o appunto in una vecchia borgata in quel caso, la comunità ospitante preesistente, i locali adibiti a servizi comuni, distanze ragionevoli tra le unità abitative, ambiente autentico, elevato standard di qualità. Noi diciamo paragonabile a un hotel di 3 stelle, perché questo è un altro discorso, che mentre nell'hotel c'è comunque una legge quadro nazionale che impone dei servizi minimi, quindi noi abbiamo questo degli alberghi diffusi non c'è.
Un nostro progetto su cui stiamo lavorando e speriamo entro l'anno prossimo di attuare è quella di una nostra certificazione che già abbiamo interna, che però vogliamo adesso sottoporre al ministro, che è quello delle noi utilizzeremo anziché le stelle per gli alberghi, quelle sono le lanternine, che se il logo della nostra associazione dispone di questa lanterna che in realtà è stata fatta. Questo era un logo che ha detto, beh, provvisorio, poi la dobbiamo rifare, è rimasto quello. Però l'idea della lanterna non doveva essere questa, che sembra un po' più quella dei minatori, ma doveva essere una lanterna di quelle che servivano ai vecchi locandieri di una volta ad accompagnare l'ospite nelle varie unità abitative. Quindi ecco l'idea del discorso di diffuso e dell'accoglienza. E quindi queste stesse lanternine rappresenteranno quello che sono i servizi, quindi andranno anche queste sempre da 1 a 5, quindi per catalogarle. Ed è molto importante questo. Perché poi anche nelle fasce di prezzo che ci sono, gli alberghi diffusi, molti mi chiedono, ah, vabbè, allora vado in un albergo diffuso perché risparmio, vero, è economico. Ecco, non è spesso, cioè non è così, l'albergo diffuso è come gli hotel, cioè si distinguono quelli che, Santo Stefano di Sessanio credo che sia quello più costoso, che si arriva anche a una camera a notte a 300 euro, anche di più, invece altri alberghi diffusi che siamo intorno ai 40, ma camera matrimoniale, uso singolo, 60, insomma, queste. Quindi anche qui è un luogo comune che non è quello albergo diffuso, un discorso di attività conveniente, no? Di tutti i tipi. Quindi ristorazione legata al territorio, quindi non è possibile avere anche nella stessa colazione una colazione industriale, ma fatta di quelle classici preconfezionati, ma bisogna avere quelle che sono delle vostre peculiarità del territorio, anche nella pasticceria, insomma. Integrazione del turista al territorio e quindi della sua cultura. Se uno risponde a questi che sono i 10, noi diciamo il calo dei 10 requisiti, diamo il bollino DOC, che è una cosa ovviamente simbolica. 2006 è nata l'associazione e, come dicevo prima, in 2 anni, 2006, fine 2006, era una trentina di strutture di 530. Poi è stato dato molto risalto, ripeto, in maniera spontanea, dai mass media e dai giornali. Ci sono stati giornali come, soprattutto Repubblica e Sole 24 Ore, hanno dato nel 2007 e poi anche nel 2008 un importante risalto, soprattutto dal punto di vista della valenza economica dell'iniziativa, quindi di quello che può essere veramente un volano di sviluppo del borgo, quello che dicevamo, dell'invertire la tendenza dello spopolamento anche con la creazione di tutto di un nuovo tessuto socio-economico che gira intorno all'albergo diffuso. E infatti, questo è il titolo, del borgo come si trasforma in hotel. Una novità per 200 paesi d'Italia. Loro qui hanno fatto un'inchiesta su quelli che potevano anche essere dei possibili alberghi diffusi. Quindi è stato fatto anche un censimento, è stato fatto proprio un lavoro di un giornalista che ha voluto di Repubblica, ha voluto conoscere in più il modello. È stato un lavoro suo, noi non abbiamo, magari poi conoscendo l'associazione, quindi vai sul sito, vedi l'associazione e chiedi un'intervista, ma non è che chiedi, non è niente, tutto questo è stato mai fatto qualcosa a pagamento, così è sempre stata un'azione spontanea. Questo è Sole 24 Ore, il cantiere 200 progetti di clio per rilanciare il borgo in declino, quindi qua si vede proprio su quello che si punta. A seguito di questi articoli, il boom di richieste, quindi e nel giro di 2 anni successivi siamo andati velocemente dai 30 ai 60, proprio è stato nel giro di 2 anni siamo andati di 30 in 30. Questo è del 2012. Già c'è stato un primo, ho utilizzato questo Sole 24 Ore, ho utilizzato lo standard e dava anche già dei dati economici, 150 milioni di investimento a livello di questi che erano i nostri soci, con un 75% dell'ottimismo per le proprietarie dichiarano che il 5% occupazione. Questo ancora tuttora, nell'ultima assemblea di Arezzo è stato visto come una media generale degli alberghi diffusi è stato un trend positivo del 40%. Questo ci lascia capire come sia importante in un momento come questo avere, ed è uno dei pochissimi dati economici in attivo di quello dell'albergo diffuso. Cioè, in un momento veramente che assistiamo, si sa quella che è la crisi che c'è, e all'interno anche del stesso turismo alberghiero classico che vive un momento di declino, purtroppo. Ma ripeto, questo è dovuto fondamentalmente ai costi di gestione elevati che ha un albergo classico rispetto a quello che può essere un albergo diffuso. E
che non è solo nel livello strutturale, ma proprio anche di gestione. L'85% degli alberghi diffusi sono a gestione familiare. Questa è una New York Times, ha fatto appunto un articolo, ho fatto anche il collegamento con la stessa internazionale che quella. Questa è la dichiarazione che ha fatto, l'ho messa con nella testata, la dichiarazione che ha fatto il ministro Franceschini a Rimini il mese scorso, dove ha detto: un altro nodo fondamentale è lavorare sul concetto di albergo diffuso, da applicare negli oltre 1.000 borghi abbandonati o semiabbandonati d'Italia, lavorando in un'ottica di sinergia tra regioni in un ambito della strategia univoca e lungimirante. Nell'ultima assemblea abbiamo avuto anche il piacere e l'onore di ospitare quella che è la sua incaricata, a una delle sue collaboratrici, a sviluppare questo, lavorare su questo. E quindi siamo stati molto contenti di ospitarla e abbiamo avuto un bellissimo colloquio. E ha partecipato ai lavori in maniera attiva. National Geographic, scorro molto velocemente. Qua questa è la copertina di una rivista olandese. Cioè, ha detto, ed è venuta anche questa ragazza nell'ultima assemblea. Ha detto: ero indeciso se mettere una foto di due bei giovani che erano all'interno o di un anziano, ma era troppo simpatica e poi rende l'idea di quella che può essere l'accoglienza e la storia del posto. Queste sono alcune copertine, insomma, come vedete, tutto in inglese. E questa è una bellissima, questa è la rivista del New York Times. Volevo soffermarmi a quella, in molti casi sono dati economici, a quella giapponese. Ah, questo è l'elenco, quindi c'è il mercato, come dite, americano, cinese, importante anche in Cina, Gran Bretagna. Tutti i link, questi link li trovate sia sul nostro sito, poi ci sono diversi siti di riferimento, il nostro alberghidiffusi.it, poi c'è quello dell'alberghidiffuso.com del professore, comunque tanto ci sono tanti collegamenti, li trovate, abbiamo anche il blog degli alberghi diffusi, qui scaricate tutto, quindi se volete approfondire e leggervi tutti gli articoli. Germania, Francia, Brasile, Canada. In Brasile ci sono stati, è stato interessante, degli immigrati italiani di generazione hanno voluto conoscere il modello, sono stati in Italia, hanno fatto uno studio sugli alberghi diffusi, hanno fatto un seminario, è stato molto bello. Canada, Messico, Spagna, beh, insomma, come vedete un po' ovunque. Ucraina, Serbia, abbiamo fatto anche lì l'esportazione del modello, siamo andati a fare delle simulazioni di come aprire alberghi diffusi in Serbia, sono andato io personalmente. E questo è l'articolo del giapponese che è venuto nell'ultima assemblea. Il nome lo leggete, non ve lo dico, non lo so dire. E questo, come vedete, tutto l'articolo, no? E si vede che poi c'è l'unica cosa in giapponese. Ok, questi sono i premi che vi dicevo prima. Quello che vedete lì a destra è il World Travel Market, che è stato consegnato l'8 novembre 2010 a Londra, ed era la migliore idea di impresa nel turismo. E i criteri se ne sono stati dati 10 in tutto il mondo, uno solo in Italia, e l'ha preso l'Associazione Nazionale. I criteri di assegnazione sono stati innovazione, creatività, determinazione nel contribuire all'evoluzione del turismo. A seguito di questi premi aumentano le richieste di adesione. E purtroppo aumentano anche quelle false. Non è, bisogna, uno è arrivato ieri sera. E adesso dobbiamo fare un indagio perché quando nei criteri c'era nei vari servizi complementari non ci sono discorsi sono pochi spazi comuni, c'è solo una hall. Allora io là devo capire, devo andare a capire, probabilmente faremo un inspection per capire se è una rete di appartamenti messi insieme con un solo luogo di consegna chiavi o se invece è un discorso di alberghiero. Quindi andremo a fare un inspection. Questo invece è quello del 2009, quello che dicevo, è stato molto prestigioso, che è stato vinto a Budapest. E questo ha dato la caratura poi, e da lì è partita la caratura internazionale dell'associazione. Ok, io la presentazione l'ho finita, a livello di discorso generale albergo diffuso, e adesso andrei a vedere un video importante della penultima assemblea del professore, poi volevo farvi vedere un video breve di 4 minuti, un altro
video piccolo del vecchio convento che vi ho detto prima, perché uno è importante per farvi capire quello del professore, l'intervento del professore, quella che è la filosofia dell'albergo diffuso. Quell'altro, il vecchio convento, ne abbiamo parlato prima, è quello che dicevo, un esempio, insomma, di quello che è la struttura. Dopodiché, vediamo il sito, e poi visto che dobbiamo fare in funzione alla fine, visto che dobbiamo fare dei laboratori nel pomeriggio, un cenno su quella che era la normativa anche vostra qui in Puglia. Allora, il video l'ho scaricato prima perché se facevo da qui ci mettevamo troppo tempo. Allora, questo è il sito. Allora, partirei prima con questo del vecchio convento, ok? Questo è su TG3 nel 2010. Alza un po'. Quando arrivava il postino poteva mettere qui la posta, mentre invece in vento c'era il vecchio granaio. La nuova via del turismo, le strade diventano i corridoi e dalle porte delle case si sale in camera. Il portico non è cortina, neppure vivi, neppure in quest'angolo medievale appeso sull'Appennino tosco romagnolo si trova l'unico albergo diffuso dell'Emilia Romagna, 40 in Italia. È un albergo che non si costruisce, ti mette in rete strutture che esistono già. E quali strutture? Cioè case, diventano le camere di questo albergo. La cosa più difficile è rendere contenti gli ospiti che sono nelle case fuori dall'area principale dell'albergo, perché bisogna cercare loro di rendergli la stessa atmosfera che trovano qui e anche gli stessi servizi. 50 in volto in Emilia Romagna potenziali alberghi. Interessati però al progetto di sviluppo del territorio, una decina di punti. Nell'Emilia-Romagna si possono aprire alberghi diffusi nei centri minori, quelli cioè caratterizzati da un numero massimo di 5.000 abitanti nel metro. Nell'albergo diffuso di Portico, 10 camere disseminate in più case, natura, storia, buona cucina, una scuola di italiano per portare turisti. Tutto dal nord Europa, Danimarca, Olanda, Belgio, Inghilterra. 4.612 gli alberghi in Emilia Romagna, uno solo diffuso, perché? Il turismo dei borghi non è considerato una forma di turismo predominante. E poi come gestire l'albergo diffuso preoccupa un po', anche se i turisti, una volta ritornati nel loro paese, ringraziano spedendo il libro delle vacanze fotografate. Ok, la signora era Marisa Raggi del vecchio convento. Qualche domanda su questo? Come avete visto, l'ha accompagnato dice, il vecchio granaio, quindi che era il recupero, quindi di quella che era la storia del posto. Allora faccio quest'altro che è l'ultimo congresso di maggio. Sì, solo una domanda. In Sì. Emilia Romagna quanti sono adesso? Allora adesso sono tre. Tre. Sono tre, sì. E il video risale E al 2010. 2010. In Emilia Romagna c'è un problema che, come in molte regioni, la normativa. Allora, in Emilia Romagna la normativa impedisce la nascita di alberghi diffusi nei comuni costieri. Questo è un po' un intervento, no, del settore alberghiero classico, Esatto, no, quello che cerca di... che sì, perché per cercare un compromesso tra quelle che erano esigenze degli alberghiatori classici e quelle che poi. Anche qui in questo caso, no? Immaginiamo, anche quelli nell'entroterra, cioè anche quelli nei comuni, fondamentalmente è stato anche per evitare anche magari zone come Rimini, Riccione, probabilmente c'è stata lì la richiesta proprio di evitare. Però anche lo stesso qui, capiamo, lo stesso Rimini, lo stesso Riccione, magari ci sono, penso che conoscete, sono la parte storica, no? Quindi capite bene che la cosa assurda è questa di capire concorrenziale un hotel che è sul mare, sulla costa, con quello che potrebbe essere un albergo diffuso all'interno del centro. Cioè, penso che tutti voi, no? Se decidete di andare a dormire nell'hotel sul mare, avete un'esigenza. Se decidete di andare a dormire al centro storico di Rimini, avete un'altra esigenza. Probabilmente significa che il mare non vi interessa.
anche una differente sensibilità, no? Anche di sensibilità, sicuramente. Quindi per questo sono stati dei compromessi a cui si è dovuto sottostare per un discorso di lotta Davide contro Golia, no? Non è che poi... Però si spera magari in un futuro di poter anche invertire questa cosa, questa... Io volevo un attimo tornare sul discorso degli spazi comuni che lei faceva prima di riferimento. Sì. Cioè, nel caso in cui appunto si crea un albergo diffuso laddove c'è una struttura principale, sì, e delle altre strutture più piccole, cioè legate esclusivamente all'accoglienza, no? Alle stanze. Sì. Cioè, gli spazi comuni, oltre che rientrare nella struttura principale, sì, quali devono essere? Quali sono i criteri e quali sono le strutture essenziali per l'albergo diffuso, oltre magari alla hall principale dove si può fare colazione, pranzare, dare le chiavi? Cioè, okay, quali altri sono questi spazi comuni, allora, necessari? Allora, ci sono degli spazi comuni che sono quelli che abbiamo visto che sono fondamentali, okay? Quelli che sono dei requisiti di base, che sicuramente è quello dell'accoglienza, per la consegna chiavi, la reception, quelle della sala colazioni, e quello che può essere il discorso della ristorazione o interna o esterna, okay? Perché lo spazio comune può essere anche quello non un esterno, okay? Non interno, può essere anche la stessa biblioteca o lo stesso museo cittadino. Sono moltissimi belli musei, infatti Alberghi Diffusi collabora anche con l'Associazione Nazionale dei Piccoli Musei Italiani, dove in molti casi sono proprio dei luoghi anche di incontro e anche didattici, ok? Quindi anche quello che non è dello stesso albergo diffuso esterno, ma rappresenta uno spazio comune dell'albergo diffuso. Quindi l'importante è che vengano considerati in fase di progettazione, non deve essere, devono essere necessariamente, esatto, strutture gestite dal gestore dell'albergo diffuso, possono essere esterni gli spazi comuni. Questo è importantissimo, cioè nello stesso studio di fattibilità di un albergo diffuso, come ho detto prima, l'albergo diffuso non è... solo la struttura, cioè l'albergo diffuso non vende solo un posto letto o un pasto, l'albergo diffuso vende quello che è il territorio, ok? Quindi già in uno studio di fattibilità, in uno studio di proprio di anche di, nella promozione stessa dell'albergo diffuso, io non vado a promuovere solo quella che è la mia struttura della camera, vado a promuovere il territorio, vado a promuovere il piccolo museo, vado a promuovere tutto quello che è complementare, la piccola bottega, il ferro battuto, questo, ok? Vado proprio tutto questo. Ovvio che poi c'è la scelta anche imprenditoriale dell'investimento che si vuol dare nel caratterizzare l'albergo diffuso. Anche la vostra normativa, comma 2, articolo 2 della legge, prevede quelli che sono dei tematismi nell'albergo diffuso. Ci sono dei tematismi che possono essere... C'è chi punta molto... Il vecchio convento l'abbiamo visto sulla cucina internazionale, lui batte molto su questo. E ha un bel ritorno, cioè bei canali e va molto, anche perché è un borgo veramente piccolino, sperduto, cioè soffre molto di quella che è la forza degli altri centri più importanti. E quindi si deve caratterizzare quella forza. Ci sono altri che si caratterizzano molto su quello che è la poesia, ok? Dei borghi che vanno sulla poesia, quindi con il legame con quelli che sono dei poeti o degli scrittori del posto. Quindi là gli spazi comuni per lui sono fondamentalmente anche la stessa biblioteca o lo stesso museo, se c'è lì, del posto, oppure anche la casa dove ha vissuto lo scrittore, il poeta, o semplicemente anche la casa dove abita un cantastorie del posto. Quello è uno spazio comune, tu mi accogli in quella casa e non... Quindi questo è fondamentale, è importante. E in base a come tu vuoi caratterizzare il tuo albergo diffuso, fai gli spazi comuni. Quindi abbiamo quei spazi comuni che sono fondamentali, dei requisiti di base che mi impone anche la normativa spesso, e poi sono tutti quelli caratterizzanti che possono essere miei o anche no. Prego. In che senso? A livello... Sì. Cioè può capitare. Però diciamo fondamentalmente parliamo di turismo individuale. Come dicevo prima, una delle differenze tra l'albergo classico e quello dell'albergo diffuso è anche il target del turismo di massa, e crawl, è difficile un albergo diffuso, anche perché nella media, diciamo che un albergo diffuso in media ha 15-20 camere,
c'è quello che ne ha 7, pochi, c'è quello che ne hanno pure 30, 40, però in media, quindi 20 camere. Quindi immaginiamo 20 camere, è difficile che io scarico un pullman di turisti. Quindi la maggior parte dei casi sono il narratore del luogo accompagna il suo individualmente. In molti casi sono famiglie, in molti casi sono però anche piccoli gruppi sono. Ci si dedica, come dicevo prima, non si costruisce sicuramente il pacchetto. Il pacchetto turistico non esiste. L'unico pacchetto turistico che fa un albergo diffuso potrebbe essere quello collegato alla manifestazione, all'evento. Quindi comunque una cosa che c'è collegata all'evento, oppure potrebbe essere il pacchetto San Valentino, capita il weekend, faccio il pacchetto San Valentino, cioè quello commerciale che può essere legato a quello che è giusto che sia così. Ma a livello di un pacchetto inventato per è difficile, c'è il far vivere l'esperienza del posto. Quindi il permetterti di, dopo vedremo sul sito una sezione, noi diamo molta forza a quello che è il narratore del luogo, come dicevo prima, anche nell'accompagnare il turista nel weekend ideale. Ma il weekend ideale è non compri questo pacchetto, guarda, ti do l'opportunità, ci sono diverse cose che tu puoi fare. Se ti interessa più l'artigianato, puoi trascorrere la giornata a vedere il ferro battuto. Se ti interessa più l'enogastronomia, la produzione dell'olio, ti porto una mattina, sai, esatto, frantoio a vedere la produzione. Sì, sì, la permanenza media, allora, analizzando degli ultimi dati dei nostri soci, la permanenza media è sempre del weekend per quanto riguarda l'italiano. Andiamo sulla settimana, 15 giorni anche, su quello che è lo straniero, soprattutto anglosassone, e soprattutto collegato ai corsi di cucina. I corsi di cucina sono molto molto importanti proprio per questo, anche per la destagionalizzazione dell'offerta, che spesso non viene fatta in periodi estivi, ma anche per il numero della permanenza, quindi delle presenze che vengono distribuite più in ambito territoriale. Cioè lì dove si lavora, in quello che è i corsi di cucina, ma anche corsi ad esempio di pittura del paesaggio, ok? Lì sono cose che necessitano di tempo, necessitano di un percorso didattico che è lungo spesso una settimana. L'albergo diffuso, a differenza di... poi dipende sempre dal tematismo sicuramente, cioè, ci sono anche il caso di alberghi diffusi che sono sul mare, quindi ovviamente vivono la stagione estiva, però l'albergo diffuso lavora molto sulla... favorisce anche una destagionalizzazione dell'offerta, proprio per questa sua caratterizzazione del posto, del luogo. Cioè spesso... magari dal punto di vista naturalistico la primavera e l'autunno sono i periodi anche migliori. Lo stesso adesso ci sono molti che vanno sul discorso della cucina delle castagne, no? Del vino novello, quindi vai molto su questo. Vediamo il secondo. Allora, questo qui è un intervento a maggio 2014 abbiamo fatto a Locanda Senio, abbiamo fatto un convegno, il 15° Assemblea Nazionale Alberghi Diffusi, dove abbiamo fatto una partnership anche con un canale YouTube, Chiara nel Paese Meraviglie, che loro fanno un viaggio attraverso questi vari borghi dove si accompagna. Durante ogni assemblea noi abbiamo questi due momenti, cioè la parte della mattina, che si svolgono quelle che sono attività associative, anche quindi quelle che sono da statuto, che si devono svolgere, come magari può essere un'approvazione di un bilancio oppure una semplice programmazione di attività future. Però poi ci sono anche la valutazione, è anche operativa l'assemblea, perché c'è la valutazione di possibili partnership da instaurare per fare delle azioni di promozione, che ripeto, nella maggior parte dei casi, tranne questa del Touring Club, sono state tutte azioni a scopo gratuito, cioè di scambio di servizi e di opportunità di promozione. Ok, allora andiamo con questa. E questa è un'intervista fatta al professore al termine dell'assemblea. Non va. È strano.
Ah, ok. Quindi dovremmo provare a. No, allora. Allora deve togliere. Se stacco questo, No, vediamo. no, è stato leggermente la sua. Quale questo? Questo qui? Sì, quello piccolino è stato leggermente, Proviamo. 83 per Però questo è di qua. Non va. Si sente così se alzo al massimo, no? Aspetta, questo che è? Boh, è messo. Non mi dà questo, guarda. Sono neanche 100, Ah, ok. ma che ha grande peso. Ah, ok, ce l'abbiamo fatto. A posto. Oggi a Palazzolo sul Senio si è tenuta la nostra 15ª assemblea nazionale. 83 alberghi diffusi iscritti all'Associazione Nazionale si sono incontrati per parlare dei problemi della nostra realtà. Una piccola realtà, perché le strutture appunto non sono neanche 100, ma che ha un grande peso nel turismo italiano per Era una essere il vecchia motivo di chiesetta a settore fianco alla ospedaliero. locanda Senio. Quindi Intanto gli alberghi diffusi sono l'unico modello di ospitalità interamente italiano, nato in Italia e che cerca di valorizzare una cosa che penso sia molto importante, ma che fino ad oggi è rimasta abbastanza in ombra sul piano della promozione turistica, lo stile di vita italiano nei piccoli borghi. Se vogliamo, è l'identità più vera del nostro paese. Una piccola realtà che però ha un significato importante, intanto perché ha una grande visibilità internazionale, una realtà importante al di là dei muri, anche perché rappresenta quella che alcuni studiosi hanno definito la terza Italia, cioè l'Italia oltre le grandi città e l'Italia oltre gli itinerari tradizionali del turismo nel nostro paese. Ma secondo me è importante perché da un lato valorizza i piccoli borghi e dall'altro lato li anima. Noi sappiamo che nel nostro paese molti villaggi, molti paesi, molte frazioni sono a rischio di spopolamento. Noi contro tendenza apriamo delle strutture, delle attività che sono dei piccoli motori di sviluppo che fanno sì che le persone non solo decidano di non andarsene, ma anzi vedano nel borgo un luogo dove andare a vivere, un luogo dove si vive bene, perché se arrivano turisti americani e nella piccola frazione, allora vuol dire che quella piccola frazione vale. E infine un ruolo importante perché permette alle persone che vivono in questi luoghi, in questi paesi, come Palazzolo sul Senio, di scoprire le tante piccole cose importanti che ci sono, che ci circondano e che loro, abituati a vedere tutti i giorni, non le considerano più importanti. Dalla partita briscola al piccolo Pescato di giù cimitero, prima. i resti di capitello romano, una strada particolare con dei mattoni che magari non si fanno più, come una volta, piccole cose delle quali siamo strapieni e proprio magari perché siamo strapieni non consideriamo più importanti, mentre invece sono importanti. Dal punto di vista operativo abbiamo parlato del nostro portale, poi abbiamo parlato di autismo perché
nostra associazione, che non ha fini di lucro, è molto attenta alle problematiche sociali, tante problematiche sociali, una delle quali riguarda questo tema, e abbiamo pensato di fare un accordo per aiutare le persone che vivono questa realtà a poter passare dei giorni di vacanza di tranquillità nelle nostre strutture ricettive. E infine abbiamo parlato di quali saranno i nostri programmi futuri per lo sviluppo non tanto e non solo degli alberghi diffusi, quanto piuttosto della proposta turistica italiana nel mondo. Quindi praticamente come la cosa importante che ci si sofferma, su cui si deve soffermare, è anche questa nostra scarsa capacità, proprio che poi forse è un po' italiana in generale, di riuscire a valorizzare delle piccole cose che invece in altre nazioni sono molto più bravi di noi, riescono a valorizzare meglio quelle che sono delle cose che sono anche, vogliamo essere insomma... così, però sono anche meno importanti probabilmente alcune cose, che danno una valenza superiore rispetto a quella che hanno. Beh, noi ne abbiamo, noi non riusciamo, ma forse è proprio quella di averla sempre sotto gli occhi, no? E di non riuscirla ad apprezzare e a capire, a comprendere come, sai, si dice, molti giapponesi, no, che dicevo prima, che sono quei giornalisti giapponesi, sono stati a intervistare quella persona e hanno reputato importante passare, loro avevano solo una giornata, volevano passare un pomeriggio con loro, piuttosto che andare a vedere delle cose che erano che il titolare aveva programmato di far vedere. Quindi significa che capiscono quella che era l'importanza di questa persona anziana di 96 anni di raccontare la storia del posto. Una ricchezza che probabilmente è più importante di altri. Quindi, ecco, questa è una cosa dove è importante soffermarsi, che è l'elemento caratterizzante del temerismo in un albergo diffuso, quella di valorizzare quelle che sono delle piccole veramente cose di vita del borgo. Allora, questo qui è il nostro sito internet, alberghidiffusi.it, è un sito comunque istituzionale. Domande? Volevo chiedere una cosa, lei prima ha parlato, no, di borgo, decoro, no? In sì. Senso, è inutile avere un borgo se poi accanto, cioè è inutile avere una struttura abitativa, no? È sì. Brutto da vedere se poi accanto c'è la casa ristrutturata come se fosse una casa di mare, no? Negli esatto. anni 70. Ma per entrare nell'associazione bisogna partire da un certo livello di decoro, o è l'albergo diffuso che poi porta a allora, un volano, diciamo, di... Esatto, e questo, allora è ovvio che non si può colpevolizzare un privato che, o un candidato dell'albergo diffuso se questa mancanza di decoro, cioè non è certo colpa sua, quindi non è che si può escludere un albergo diffuso che ha tutti gli altri requisiti, cioè, assolutamente no. Però una cosa che prima ho detto, una cosa che è importante che ci sia, che quest'opera di investimento in alcuni casi, o la semplice idea innovativa del borgo, sia anche vista di buon occhio e sia anche concertata con il territorio, l'amministrazione sì, ma anche gli stessi abitanti. Perché se io infatti quando consiglio, quando mi si chiede come partire, come io dico sempre concertate l'azione con il territorio. Incontri pubblici. Sia col pubblico sia col privato. Perché solo attraverso questa concertazione ci si riesce ad evitare dei problemi che poi possono emergere successivamente. La semplice invidia, tra virgolette, di magari persone che potevano entrare, non sono entrate, cioè sono tante piccole cose, può essere una semplice invidia, ma può essere anche il fatto di poter vedere, a volte si ha una visione un po' miope, no, della cosa, che può essere una cosa concorrenziale. L'albergo diffuso non è concorrenziale, ci sono dei casi in cui sono anche alberghi diffusi nello stesso paese, anche vicini l'uno con l'altro, ok? Loro vivono perfettamente in maniera tranquilla insieme, hanno anche la possibilità di scambiarsi anche dei clienti, perché capiscono e comprendono del fatto che uno è volano dell'altro, e sia dell'albergo diffuso stesso, ma anche per quanto riguarda le altre attività commerciali. Cioè, anche per uno stesso hotel,
importante avere, cioè più attività commerciali ci sono all'interno di un borgo, più si dà l'anima e si dà vita a quel borgo. Lo stesso può essere un ristorante, lo stesso può essere un'attività, una bottega. E questo è importante, concertarla anche insieme, cioè rendere partecipi quello che può essere l'altro tessuto locale, gli altri imprenditori locali, a quello che è il proprio disegno di sviluppare. Poi spesso questa cosa porta? Porta anche a far sì che vengano rimosse quelle che sono delle, magari cioè si sensibilizza il borgo ad accogliere il turista in maniera diversa con l'albergo diffuso. Cioè probabilmente se il proprietario di quello stabile che ha quel muro fluorescente probabilmente si rende conto che forse è inappropriato e lo cambia lui stesso, quindi azioni innovative con l'albergo diffuso possono anche aiutare a sensibilizzare quello che è il posto. Diventa un volano di... Esatto, è proprio un vero e proprio volano di sviluppo in tutti i sensi, sia dal punto di vista dell'arredo urbano che dal punto di vista anche nello stesso pubblico, no? Mettiamo un pubblico che vuole investire, è più propenso a investire nel borgo, magari nell'accessibilità, in una segnaletica turistica, se c'è prodotto turistico da valorizzare, che può essere sia nell'ospitalità, sia nella ristorazione tipica del luogo, sia nella bottega. Se io non ho questa possibilità, è ovvio che magari non ho motivazione a investire in questo. Quindi ecco, è un sistema di rete, è un circuito che si innesca di valorizzazione del posto. Questo è molto importante. Altre domande prima di vedere il sito? No, vado. Allora, come dicevo, questo è un sito prevalentemente comunque istituzionale. Quindi oltre a vedere, c'era una parte di su, allora qui la parte di destra vede tutti i collegamenti ai vari canali di promozione, che sono veramente importantissimi. Abbiamo siccome è un sito nuovo, a pochi mesi, è stato messo online a maggio, in occasione di quell'assemblea che avete visto adesso il video, stiamo aspettando che tutti i soci caricano delle loro informazioni. Dopodiché noi procederemo anche alla traduzione in inglese del sito, ecco perché al momento il sito non è ancora in inglese, ovviamente così per fare il lavoro, insomma, una volta sola. Cinese perché? Allora, il cinese attualmente è scaricabile una presentazione in cinese dell'albergo diffuso. Se vedete, ho fatto una traduzione. Perché è richiesto? Ci sono, è un mercato enorme, ci sono già dei libri anche pubblicati sull'albergo diffuso, il professore ha lavorato anche, sono stati fatti dei libri sia in Cina che in Giappone, quindi ovviamente cioè, questo è il testo in italiano e poi c'è la parte tradotta. Ok? Quindi è per dare delle informazioni di base a chi magari naviga il sito e vuole già, magari non conosce l'italiano, quindi giustamente in attesa che sia pure multilingue, dare comunque un minimo di accoglienza anche nel web. E dicevo, un altro problema, uno dei punti di debolezza che non ho indicato nella slide ma che c'è è quello se da una parte la gestione familiare dell'albergo diffuso è un punto di forza, un'opportunità per quanto riguarda l'accoglienza, il fatto di essere narratore del luogo, il fatto di far sentire il calore all'ospite, dall'altra parte è una pecca, può essere una pecca se non gestito la diffusione in maniera professionale e imprenditoriale. Perché? Perché spesso, a differenza dei classici alberghi dove c'è il responsabile marketing, il responsabile della comunicazione, e quindi ognuno cura, può anche c'è una persona, una risorsa dedicata a curare gli aspetti del web, ad esempio. In alcuni casi, vuoi anche per il numero ristretto di posti letto, che quindi non permette di avere dipendenti e quindi di investire anche in risorse lì, magari in alta stagione vengono fatte azioni sporadiche anziché costanti e continuative, c'è una lentezza nel dialogo proprio di anche qua di reperire formule. Noi abbiamo molta difficoltà come associazione verso i soci, quella di reperire in maniera veloce le informazioni, cioè più, perché magari la persona dice: senti, Marisa, mi dai delle informazioni riguardo, ho bisogno del tuo testo, sì, ok, però settimana prossima oppure tra un mese, perché adesso ho gli ospiti olandesi che mi devo seguire in questi cose, non ho veramente tempo. E
comprensibile, però quindi questo, quindi da una parte è un vantaggio, un'azione positiva, dall'altra parte può essere un po' un handicap, però ecco, va bene, cioè lo accettiamo, è una lentezza che fa parte del turismo lento in questo senso qui, però noi come associazione dovremmo lavorare anche su questo e stiamo lavorando anche su questo nel dare questi servizi di supporto ai nostri associati, fermo restando che alcune cose possono essere fornite solo da loro, perché questa non possono essere non posso andare anche io che conosco bene la realtà, però dei dati e delle informazioni che per l'albergo diffuso sono fondamentali se date esclusivamente dal titolare o dal gestore, dall'anima. Non può essere, io posso conoscere benissimo l'albergo diffuso, posso prendere la mia scheda tecnica. Allora, io non sono ecco perché dico il discorso di guida turistica viene sostituito dal natore del luogo, perché io posso essere uno specializzato in inspection e così, ma per un'offerta turistica standardizzata, ok, che mi devo riempire delle caselline, sì, no, c'è, non c'è, manca, quello che è magari il punto sì, anche alcune cose descrittive, ma quello che è l'anima veramente dell'albergo diffuso, e questo è un concetto fondamentale, me lo dà solo chi vive quel posto, e può essere il gestore o anche magari il residente di 96 anni. Quindi, dicevo, qua c'è una parte dell'albergo diffuso, io adesso abito di aprirle tutte le sottocartelle, perché anche per essere più veloci, sennò... però se volete mi dite voi, soffermiamoci su un aspetto, lo apriamo piuttosto che un altro, perché comunque ci sono tantissime informazioni su questo sito, quindi farvele vedere tutte sarebbe abbastanza anche a livello di tempo, non so adesso come siamo messi. Ok, quindi per quello, anche perché volevo farvi vedere la normativa. Allora, c'è una parte quindi istituzionale che è il modello dell'albergo diffuso, le normative regionali, c'è una panoramica quindi su quelle che sono anche le normative regionali che possono essere ricercate anche per cartina. Qua ci sono la cartina, quindi allora vediamo prima la home, cioè vabbè, a parte il benvenuto, c'è questo discorso della cartina che può essere attiva, quindi delle varie ricerche degli alberghi diffusi per regione, e quindi questa ricerca può essere fatta sia tramite la cartina, ma anche lì direttamente, anche con modalità, c'è un sistema di disponibilità di camere. Noi come associazione non facciamo intermediazione, però abbiamo la disponibilità di dire se una camera è libera o no, perché abbiamo il contatto con il database della struttura, non di tutti, di chi vuole dare questo servizio e di chi è in grado di darlo, perché molti, qualcuno non, con il discorso di gestione familiare non hanno la possibilità, non sono in grado di farlo. C'è la parte di ideatore del modello, quindi quello che dicevo, si può scaricare sia lo statuto dell'associazione come aderire all'ADI, sarebbero quelle due schede che vi ho fatto vedere prima, il modulo di adesione e la scheda di autovalutazione. Poi ci sono il collegamento qua al lato di Facebook, qua non so perché non funziona oggi, forse non so se la connessione è così. Qua ci sono il collegamento delle varie, su Pinterest, delle varie immagini, quindi il sito è fatto in maniera interattiva con i social network, quindi nel momento in cui cambiano le cose sui social network, cambiano anche in automatico sul sito. Questo è importante, uno per avere una tempestività di informazioni e due ovviamente ci si risparmia molto lavoro, no? È più veloce a seguirlo, anche con il discorso del Twitter. E ok, quindi dicevamo, quindi il modello, c'è una parte dei press media, quindi tutta la parte del classico dicono di noi, il link del link press degli alberghi diffusi. Allora mi soffermo solo su questo, il modello. Qua c'è il modello, quindi parla di alberghi diffusi in generale. Poi un'altra cosa importante, parla anche dei modelli ospitali riconosciuti dall'ADI, cioè paese albergo, residenza diffusa, cioè sono delle caratterizzazioni quando noi diciamo non sei un albergo diffuso ma sei, quindi nel caso del ci sono delle differenze, io adesso non voglio dirvi per non aumentare troppe informazioni, potrebbe essere pure, però se avete domande sempre no, no. Una cosa però mi soffermo, anche perché nella slide vi ho detto ma non vi ho parlato, quando ho detto delle diverse classificazioni che abbiamo di soci di alberghi diffusi, abbiamo albergo diffuso DOC, albergo diffuso di campagna, c'è l'ospitalità diffusa, non mi sono fermato, la riprendo così magari. Quando dice c'era l'ospitalità diffusa, c'è una galassia di
strutture che non hanno tutti i requisiti dell'albergo diffuso, ma che comunque, la cosa importante, hanno la filosofia dell'albergo diffuso. E magari peccano, quando dicevo il DOC, no? Mancano di alcuni requisiti. Allora noi diciamo, non ce l'hai tutti, ok, va bene, però capiamo che la filosofia c'è la gestione unitaria. Ci sono delle cose però che devono esserci, cioè se non c'è gestione unitaria non c'è albergo diffuso, perché sennò se una rete di case ed è diverso, però se c'è, quindi ci sono dei requisiti di base, però secondo noi non crei confusione nel mercato, prima cosa fondamentale, quindi un turista capisce che è in un discorso diverso di ospitalità, però appunto mancano delle cosette, mancano magari una ristorazione legata al territorio, per esempio, che magari però, oppure, non so, ci sono delle cose che mancano, allora rientri in una classe con ospitalità diffusa, quindi ti caricoliamo come ospitalità diffusa, in attesa di, magari, con l'auspicio che tu possa adattarti e diventare albergo diffuso. Oppure, un'altra cosa importante, oppure magari non puoi essere riconosciuto un albergo diffuso per problemi di normativa regionale. Molti sono parcheggiati lì, nell'ospitalità diffusa, perché se vengono classificati come alberghi diffusi, arriva un ispettore della regione che li multa. Ok? Quindi, perché c'è una normativa... Per quello, dico, quindi è una sezione, un limbo che comunque serve proprio anche... speriamo che sia un discorso provvisorio, no? Cioè si spera che chi ha questi problemi presto li riesca a risolvere. Noi ci battiamo veramente come alberghi diffusi, come associazione nazionale, affinché questi problemi si risolvano. Quindi sono delle caratterizzazioni, le normative regionali, va bene, l'ideatore del modello riguarda quello, appunto, il discorso del professor Dallara, anche quindi quello che è la filosofia dell'albergo diffuso. Ci sono anche alcune presentazioni, insomma, che vengono. Volevo farvi vedere... l'ADI, qui ci sono ADI e l'associazione, quindi c'è una storia sull'associazione in generale, su quelle che sono anche le varie attività, gli obiettivi, quello che abbiamo visto anche prima, non mi soffermo. Alberghi diffusi, eccoli qua, sono i tre, sono gli alberghi diffusi nostri, quindi vedere lì dove sono proprio le varie sezioni, quindi se andiamo a Alberghi Diffuso DOC, vabbè. Giusto per farvi vedere come è impostato, poi anche perché poi potete voi svilupparli meglio, vedere meglio tutto. Per dirvi che ci sono delle informazioni di base di ogni albergo diffuso, qualcuno che già ha anche il sistema di prenotazione e quindi ha indicato anche il prezzo, poi si clicca sulla propria scheda e c'è tutto un discorso collegato delle varie strutture, anche dall'aspetto dei narratori del luogo. Ed è quello l'aspetto che mi voglio soffermare. Allora, alcuni soci, diciamo, quando si parla dell'assemblea, non vogliamo assolutamente essere concorrenziali, cioè non guardate il sito dell'ADI come un concorrenziale a quello che può essere un booking.com piuttosto che TripAdvisor, cioè noi dobbiamo, non è un motore di ricerca, non sono motori di ricerca, noi dobbiamo far capire al visitatore anche online che viene sul sito quella che è l'anima e la peculiarità vostra, gestori, quindi la volontà di mettere già la faccia proprio dei vari gestori, quelli che possono essere narratori, quindi capire, capire il perché, spingere il perché a venire, far comprendere il motivo di visita del borgo, ok? E più che più che vendere il posto letto, cioè non è l'obiettivo vendere il posto letto, anche perché sappiamo, fare una lotta con loro sarebbe impossibile, quindi si sa che chi vuole il posto letto ha bisogno di dormire, va su Booking o su un canale simile. Questi sono i vari narratori del luogo, apriamo uno, andiamo in Sicilia, va? Visto che non c'è uno della Puglia, sennò facciamo uno... Ma questa è una lentezza di recuperare le informazioni. Speriamo il prima possibile averle tutti.
Allora, lui è Ezio Occhipinti, è gestore dell'albergo diffuso di Scicli. E quindi lui parla, no? C'è già una presentazione diretta. Ciao, sono Ezio, il gestore dell'albergo diffuso di Scicli. E già dico quello, intendiamo il fatto dell'accoglienza, anche già qui subito il discorso dell'accoglienza. E c'è il perché sceglierci. Lui ha un codice suo etico, fatto di rispetto, siamo trasparenti, sostenibilità, quello che la sua concezione. Lui poi si è inventato la colazione diffusa, cioè lui fa all'interno del Scicli, non so se qualcuno di voi segue Montalbano, seguiva Montalbano, era lì dove si vedeva la casa del commissariato di Montalbano, là lui ha, quindi c'è il bar di fronte dove c'è una struttura di fronte dove fa l'accoglienza e poi dislocati varie, nel borgo le varie strutture. E lui ha la colazione diffusa, cioè è un percorso per chi vuole, ci sono, beh, un posto ottimo di dolci anche lì, quindi accompagna la mattina trascorsa per far vedere, facendo degustare quelle che sono dei prodotti tipici della pasticceria locale, fanno vedere quelle che sono, vengono consumate non presso i bar classici, ma vengono consumate presso testimonianze barocche oppure piuttosto che insomma, di arte storia del borgo. Quindi è un modo per visitare il borgo con degustazione dei prodotti. La fa stessa cosa mi sembra della pizza, no? La sera fa la pizza diffusa, cioè pezzo di pizza, così va. Sono delle idee che servono per far caratterizzare il proprio albergo diffuso, far conoscere l'albergo diffuso e il territorio, perché spesso magari verso queste ogni magari vicino a ogni chiesetta, ogni posto di pregio c'è un nucleo abitativo, quindi magari anche il modo di far vedere la camera, no? La tieni aperta se è disponibile, quindi anche il modo di visitare. Spesso anche è molto gradito ovviamente anche ai giornalisti e tour operator questo, perché così possono visitare e vedere tutto. E quindi vabbè, il weekend ideale che vi dicevo prima, quindi non c'è un pacchetto turistico, c'è un weekend ideale, poi tu quando vieni qua in base fai quello che vuoi, in base alle tue richieste, in base alle tue esigenze, io ti dico quello che c'è e quello che tu potresti fare, poi tu scegli quello che vuoi fare. E collegati sono i vari video. E ci sono fotogallerie, narratori ed altro. Vediamo. Allora. Allora, vado a vedere se dove trovavo. Sono l'1 meno 10, allora andiamo velocemente a vedere la normativa. Volevo leggervi solo questa definizione che diamo del narratore del luogo. Narratore del luogo è colui che all'interno dell'albergo diffuso in cui giunge il turista lo guida raccontando il territorio, mettendo in luce la storia, le opportunità, ma anche e soprattutto le emozioni e i valori del posto. Al centro deve esserci la relazione con il turista, al quale va riconosciuto il diritto di una informazione certificata. E la certificazione per noi è questa data dal gestore. Allora, adesso andiamo a vedere la normativa. Perché? Perché nel pomeriggio io pensavo di far così. Allora, per il pomeriggio, adesso dopo volevo vedere un attimino la provenienza, cioè se tutti di Soleto qui? O c'è qualcuno di voi? No? No? Ok? Perfetto. Bene, uguali? Benissimo. Soledo? No? Vicino? Vabbè, meglio. Benissimo. Quindi se riusciamo a fare 4-5 paesi diversi è buono. La mia idea è questa. Avrete una scheda, che ho stampato lì, adesso ve la faccio vedere. Una scheda laboratorio, dove praticamente potrete ipotizzare, ideare quelli che è un albergo diffuso presso il vostro paese, ok? Quindi c'è, a parte, ci sono delle sezioni molto semplici, ve le illustrerò dopo all'inizio quando riprendiamo i lavori, però sia che quando riguarda la parte del posto, sia dal punto di vista dell'imprenditore. Poi uno di voi, insomma, si fa la giuria e chi vince il vino degli alberghi diffusi, memorie. Che vincerà quasi alla fine, va bene. Allora, in funzione di questo, però, diamo comunque tutti Puglia, giusto? Ah, no, tu no. Ah, Basilicata, Basilicata, Basilicata.
Sì, no, non ricordo se si è approvato il regolamento in Basilicata o meno, mi sa di no. Devo documentarmi, dopo vediamo. Mi sembra di no, comunque, che il regolamento... Quindi è meglio, se favorito. Allora, vediamo. Legge regionale, eccola qua. Allora, legge regionale praticamente è molto semplice, snella, cioè da giusto delle indicazioni di base. Parla della finalità della legge, quindi... vabbè, insomma, che vuole dare valore all'albergo diffuso, dà una definizione abbastanza condivisa, quindi struttura orizzontale, ecco quello che dicevo prima, mi ricordavo bene, articolo 2,2, albergo diffuso può assumere un tema distintivo che caratterizza la proposta ospitale, è buono anche che sia scritto così in maniera generica, in modo tale che poi ognuno può, non ci sono anche dei vincoli, incentiva la realizzazione di alberghi diffusi nei centri storici e borghi rurali, questo è anche importante perché lascia la possibilità, al discorso che dicevamo prima, anche alberghi diffusi di campagna. Siccome è una concezione nuova, al momento solo il Molise è la regione che li ha riconosciuti per e propri ha definito alberghi diffusi, però il fatto che, che la regione abbia indicato questo è importante anche in quest'ottica. Le procedure, vabbè, queste sono le raccomandazioni, fa riferimento alle leggi regionali per quanto riguarda l'apertura degli alberghi. Allora, c'era una cosa che il regolamento attuativo, e poi fa riferimento al regolamento attuativo, quindi praticamente del regolamento attuativo che adesso andiamo ad aprire. Eccolo qua. Allora, c'è il regolamento attuativo definisce la zona, quindi il perimetro della parte del centro storico e le località imminenti vicine, mi sembra, adesso non so qui il caso di Soleto qual è la zona, comunque bisogna vedere quella che è di ogni comune, il piano regolatore comunale, quello che definisce la zona. Qua fa riferimento, per fortuna, alla presenza di elementi incoerenti col contesto, insomma, il discorso dell'arredo urbano, impianto urbanistico. La definizione va bene, la struttura ricettiva caratterizzata di dislocazione di unità abitative non più stabili, separate e centralizzati. C'è una cosa che, diciamo così, da virgolette, non condividiamo tanto. Dove sta? L'albergo di fornitura ricettiva caratterizzata la dislocazione delle unità abitative in uno più stabili, separate e centralizzazione di un unico stabile dell'unità di ricevimento in uso comune. È un po' così, però vabbè, non è grave, però diciamo che in questo caso no, però invece noi diciamo che le riconosciamo. Poi allora, poi noi c'è allora, un altro discorso da dire. Per nascere a livello di regolamentazione regionale lo puoi fare anche senza le parti interne. Per voi l'associazione le devi chiudere laddove vuoi. Sì, però c'è, voglio dire, è un problema superabile comunque, secondo me, perché allora, dal punto di vista strutturale, tu non puoi evitare, quando fai la promozione del tuo albergo diffuso, sia dal punto di vista online, sia dal punto di vista cartaceo, sia dal punto di vista, tu non puoi non mettere quello che possono essere dei servizi complementari o delle peculiarità, anche se sono al di fuori del tuo albergo, come dicevamo prima, cioè il fatto di cosa vedere, cosa visitare, oppure quelli che sono degli elementi caratterizzanti, oppure quando viene lo stesso turista, quando fai la tua promozione, puoi tranquillamente accompagnarli in quelli che sono degli spazi comuni che magari non sono, fanno parte strutturalmente del tuo albergo diffuso, magari in realtà ci sono. Poi un'altra cosa, ma adesso comunque il problema grave è quando magari strutturalmente ci sono quando ci sono degli alberghi diffusi che non rispettano in maniera strutturale proprio anche delle camere alla legge. In quel caso noi, loro si continuano, qualcuno è ancora associato con noi, anche se a livello sia di registro ma anche fuori non si promuove come albergo diffuso, però nulla vieta che può promuoversi, dice struttura X aderente all'Associazione Nazionale Alberghi Diffusi. Questa è una struttura che fa parte, sposa la filosofia dell'Associazione Nazionale Alberghi Diffusi, nulla vieta, non è mutabile assolutamente in quello che... No, io volevo dire un'altra cosa, c'era i locali comuni sono locati in una posizione precedente rispetto alle seconde, in modo da garantire un accesso, va bene.
Ah, qua parla del 70, ecco, qua dà una percentuale del. Ecco, questa è una cosa particolare su cui volevo soffermarmi, che non si riscontra in altre normative ed è pericolosa, cioè per noi. Potrebbe succedere che se per fortuna c'è un vincolo di spazio, cioè di distanza, cioè se non sbaglio è. Sì, ma poi c'è, mi sembra, 300 metri in linea, comunque devi rispettare i 300 metri in linea d'aria e 400 calpestabili, quindi questo comunque garantisce continuità. Però bisogna stare attenti dal punto di vista della valenza anche della struttura, se può essere, perché in alcuni casi potrebbe essere anche di altra generazione rispetto a quello del centro storico, quindi lì se ha una valenza storica e culturale, lì magari un fabbricato recente. Ok, in quel caso quello non è, può essere considerato, noi lo diciamo, può essere considerato come una dépendance dell'albergo diffuso, ma l'albergo diffuso è quell'altro, quindi potremmo, se, speriamo di no, però insomma, se c'è un, si va a valutare caso per caso, se c'è il male che va, si può dire, guarda, accettiamo l'albergo diffuso, il tuo 70%, il 30% considero come una dépendance. Ripeto, io queste cose che sto dicendo, le sto dicendo per quanto riguarda l'Associazione Nazionale Alberghi Diffusi. Quella che riconosciamo noi quando andiamo a fare la votazione nostra, la regione ovviamente rispetta quello e da quello che ci mancherebbe, questo lo facciamo perché non perché vogliamo fare differenze di registro, diciamo così, ma per una coerenza con il turista. Perché quando andiamo a fare una promozione della struttura, cerchiamo di dare comunque una tipologia di offerta omogenea, fare in modo che l'albergo diffuso, un turista riesca a trovare lo stesso albergo diffuso da una parte e da un'altra. Esatto, esattamente, proprio così. Perché altrimenti se io mi trovo in quel 30% lì, mi trovo in un palazzo nuovo, io adesso non so Per la benissimo. legge regionale antecedenti al Quindi 1900 adesso infatti questo io non conosco perfettamente la legge, ovviamente i tecnici sono. devono essere. Questi poi noi rimaniamo, anche perché, come dicevo prima, come associazione nazionale non facciamo start-up dei vari alberghi diffusi. Noi, infatti, a chi chiede informazioni vuole realizzare un albergo diffuso, noi diciamo andate al comune di riferimento, fate la legge, la regione, c'è cioè la prassi, fate quella che è delle leggi di riferimento. Quindi noi non abbiamo questo, infatti, non entro in merito proprio alle vari aspetti. Mi fermo più che altro sul discorso poi, quelli che sono dei requisiti gestionali, quelli che sono dei servizi, quelli che possono essere noi diciamo quello che cerchiamo di tutelare, di difendere è il filo comune della filosofia, della riconoscibilità. Va bene, per il resto comunque insomma, una buona legge, non è comunque una legge di nuova generazione, cioè una di quelle leggi nuove, quindi che risponde a quelli che sono i nostri requisiti, quindi voglio dire ci troviamo, va bene. C'è molto di peggio, quindi voglio davvero così. Avete avuto rapporti con la regione? Regione Puglia, io personalmente no, però il professor Dallara sì. Concertare magari Ha una avuto normativa. qualche momento di confronto, l'ho avuto. Adesso non so quanto sia riuscito ad influire o quanto di quello che lui ha, dei messaggi dall'UNR sono stati recepiti, le indicazioni sono state recepite, questo sinceramente non lo so. Però so che ha avuto modo di confrontarsi, ma si vede insomma, cioè comunque è una legge che va bene per noi come associazione nazionale, la reputiamo coerente con quella che è il nostro statuto. Ecco, se, tra le leggi buone per noi è questa legge qui. Sì, no, questo per fortuna sì. Va bene, allora io mi fermerei qui. Nell'una ci siamo, ok. Allora poi quando riprendiamo il pomeriggio vi spiego la scheda e ci dividiamo in. Quindi quando i gruppi. Allora, scappata, come ho detto. Ah, vai, anche. Quindi di Soleto, quanti ne sono di Soleto? 5. Voi diversi? Come? E tutte e due? Ah, non ci sei. Quindi abbiamo una, due, quindi sono quattro tavoli. Ok, va benissimo. Perfetto. Poi io girerò e vi aiuterò, ovviamente. Non è che sto qua, le facciamo insieme. Va bene, allora ci vediamo alle 3.